governo ha annunciato una manovra di correzione della finanza pubblica per il biennio 2011-2012 di 24 miliardi di euro. Si tratta di una manovra che di fatto era già stata preannunciata ad inizio del mese di maggio nella relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, la cosiddetta RUEF. In quella sede il governo aveva detto che intendeva ridurre il deficit pubblico dal 5% del PIL di quest'anno al 2,7% nel 2012 e così era indispensabile una manovra di correzione. Questo anche se il governo ripetutamente nei mesi passati aveva detto che era tutto a posto e che non era necessario nessun intervento. Com'è fatta questa manovra? È fatta di tagli alla spesa pubblica, che però sono rappresentati per lo più da rinvii negli aumenti degli stipendi dei dipendenti pubblici e dalla sospensione delle prossime finestre previdenziali. In aggiunta a questo, ci sono dei tagli alla retribuzione dei politici e 10 miliardi di tagli a carico delle regioni e dei comuni, quindi degli enti locali. Il governo poi aveva annunciato la cancellazione di 9 province, ma abbiamo già scoperto che ha fatto marcia indietro. E qui è curioso notare che è la Lega soprattutto che si è opposta a questa cancellazione di alcune province del nord. Quindi la Lega, che a parole dice di essere contro la burocrazia per ridurre la presenza dello Stato, poi quando è il momento di prendere decisioni concrete difende le province e le strutture burocratiche. Sul lato delle entrate, invece, il governo ha annunciato un potenziamento della lotta all'evasione, dichiarando di voler aumentare il recupero di gettito nel 2011 e nel 2012. Si parla di circa 10-11 miliardi da recuperare di euro. E il governo anche ha detto che quindi non ci saranno nuove tasse, che questa manovra sarà una manovra che non comporta, come dicono loro, di mettere le mani nelle tasche degli italiani. Ma è davvero così? Allora, una prima considerazione da fare è se questi tagli alla spesa pubblica siano davvero dei tagli che incidono sui meccanismi di spesa, quindi se sono dei tagli che hanno una natura strutturale e che quindi comporteranno dei benefici di lungo termine, non soltanto di breve termine. Seconda considerazione. Parte della manovra si tratta di tagli alle spese degli enti locali, a carico quindi di regioni e comuni, e quindi dovremo vedere nei mesi prossimi come le regioni e comuni cercheranno di far fronte a questi tagli, cioè se le regioni e comuni non decideranno a loro volta di aumentare le imposte locali per cercare di rifinanziare questi tagli che gli sono stati imposti dal governo centrale. Quindi potremo scoprire magari a settembre che ci sarà un forte aumento delle tasse, non magari le tasse nazionali, ma delle tasse regionali e delle tasse comunali. Quindi non è potremo scoprire che non è vero che non si mettono le mani nelle tasche degli italiani. La manovra in generale si basa inoltre su una stima della crescita dell'economia italiana per 2011 e per il 2012 che sembra abbastanza ottimistica, tenuto conto che il Fondo Monetario e la Commissione europea hanno delle stime meno ottimistiche di quelle del governo sulla crescita. Quindi potremmo scoprire in autunno, a settembre, che sarà necessaria una manovra aggiuntiva. Tagli alla spesa pubblica sono necessari. Noi siamo grandi sostenitori della necessità di ridurre la spesa pubblica. La spesa pubblica in Italia negli ultimi 10 anni è cresciuta quasi del 40% e la spesa pubblica locale è cresciuta quasi dell'80%. D'altro lato, la pressione fiscale è arrivata a livelli record. Parliamo di una pressione fiscale che è del 43,2% del PIL nel 2009. Quindi non è pensabile di risanare i conti pubblici italiani aumentando le tasse. Oltretutto va detto che gran parte delle tasse oramai in Italia sono a carico dei redditi da lavoro e delle imprese e si è finito per non tassare più i patrimoni, le ricchezze, gli immobili, i terreni. Il governo ha cancellato l'ICI, che era una delle pochissime tasse sulla ricchezza, quindi siamo in una situazione in cui tagliamo i redditi dei lavoratori e delle imprese e non colpiamo le vere ricchezze accumulate. Ultima considerazione da fare è che questa manovra ha una pura natura restrittiva,
non c'è nessun intervento volto a far crescere l'economia italiana. Abbiamo detto varie volte che invece l'emergenza in questo momento in Italia è la crescita. Forse sarebbe stato necessario prevedere qualche forma di sostegno, ad esempio agli investimenti in infrastrutture, oppure a una riforma degli ammortizzatori sociali. E un modo poteva essere quello, ad esempio, di aumentare l'età di pensionamento delle donne nel settore privato, che al momento è ancora a 60 anni, portarla a 65, come per le donne che lavorano nel settore pubblico. Con i soldi che così si liberavano, si potevano fare degli investimenti in infrastrutture o di riforma degli ammortizzatori. Quindi manca completamente un'attenzione alla crescita economica e il rischio quindi che poi in autunno sarà necessario fare delle manovre aggiuntive. Thank you.